buonasera a tutti, grazie di essere qui, veramente grazie. È uno speciale dono se pensate che solo qualche settimana fa eravamo tutti rinchiusi e oggi stiamo in una piazza, stiamo con Matteo Renzi che ci è venuto a trovare per ragionare di idee e di politica. Grazie Matteo e soprattutto grazie a voi. Grazie agli amici Italia Viva di Teramo, delle nostre straordinarie donne, agli amici della provincia di Teramo. Saluto Tommaso Ginoble, saluto il sindaco che ho visto, la consigliera regionale Scoccia, tutti coloro che oggi siete qui in questa bella piazza a condividere con noi quello che noi riteniamo è la politica, il confronto tra le idee, abbattere gli slogan e abbattere le false notizie. Però per Matteo c'è una sorpresa prima di iniziare, che sono i titolari, i proprietari del futuro. Ci sono dei ragazzi che ti devono raccontare una cosa, dei bambini insieme al loro insegnante. Prego. Del Falcone Borsellino Teramo 5 e questo è il nostro modo per poter far arrivare in Senato quella che è stata una progettualità di curriculum verticale di cittadinanza e Costituzione. Sono due scuole elementari, la scuola elementare di Cona e quella di Villa Vomano, due periferie della città. Sono due progetti di legge. Adesso i ragazzi che sono protagonisti del percorso formativo, che solo in tal modo diventa significativo e profondo, declineranno quella che è stata la progettualità svolta. Devo aggiungere è che questa progettualità rientra nel concorso Una legge che vorrei, Ministero dell'Istruzione, Senato della Repubblica Italiana, ed è rimasta a Teramo perché il Covid l'ha lasciata qui. La nave della legalità. Quest'anno, per non sbagliare, un viaggio speciale abbiamo affrontato. Ci è teso un duro lavoro, ma che poco a poco è diventato un capolavoro. Siamo esperti marinai e le tempeste affrontiamo per non avere guai. La Costituzione è la nostra bussola in verità, che guida la nostra nave della legalità. Salgono a bordo diritti e doveri, per un mondo migliore senza pensieri. Regole scritte per vivere in pace e tenere a bada anche il più audace. È la terra dei fuochi, un brutto ricordo da conservare, perché l'uomo non possa più sbagliare. La tutela dell'ambiente dobbiamo salvaguardare, perché la nostra nave potrebbe affondare. E allora tiriamole sull'ancore, è giunta l'ora di salpare. C'è un mondo da salvare, issiamo le vele al cielo, nell'aria già si sente quel fresco profumo di libertà, dove trionfa l'onestà. Bravo! Grazie. Un'altra progettualità che è questa è la fragilità della famiglia e questi sono il diritto degli animali domestici. Sì. Il nostro librone è il risultato di un percorso di studio sulla Costituzione italiana che noi bambini di classe quinta del plesso di Villa Vomano abbiamo affrontato con le insegnanti durante l'ora di cittadinanza e Costituzione. Questo elaborato è legato al concorso nazionale indetto dal Senato Vorrei una legge che noi bambini insieme alle maestre abbiamo riflettuto, discusso e siamo giunti alla scelta condivisa di una proposta di legge che tutela e salvaguardi i nostri amici animali e che permetta loro di essere membri effettivi del nucleo familiare, risultando iscritti nello stato di famiglia, individuati i vari articoli di legge che ognuno di noi ha liberamente formulato. Con la guida dell'insegnante abbiamo realizzato un fumetto attraverso l'utilizzo di un programma specifico nel quale i protagonisti, nonno Giustino e nonna Norma, hanno accompagnato i nipponi
e di loro compagni di classe nella stesura del disegno di legge. Grazie. Allora, nel dare la parola chiaramente a Matteo, io lo voglio ringraziare non solo perché è qui, ma perché era qui in Abruzzo quando era Presidente del Consiglio. Con Matteo Renzi, in 1000 giorni di governo, la Regione Abruzzo ha guadagnato la più grande dotazione finanziaria da molti e molti anni, da quando esiste la Regione Abruzzo. No, Gaspari era un'altra cosa. Lo stavo per dire. Remo Gaspari era un'altra storia, ecco. Stavo per dire, dai tempi della Cassa di Mezzogiorno. Libero. La parte importante di questa dotazione finanziaria che si chiama Masterplan è venuta a Teramo, è venuta in provincia di Teramo. Ricordiamo la ristrutturazione, i lavori che sono partiti per quanto riguarda l'ex manicomio, la Teramo Mare, tutte opere che aspettavano da tempo. È arrivato Renzi, in 1000 giorni ha donato, nella progettualità condivisa con la Regione Abruzzo, dei fatti e dei risultati. Avete visto il suo libro, edito da Marsilio, ma vi posso garantire che non è il Presidente della Regione Abruzzo. Prego Matteo. Grazie Camillo, grazie a tutti e a tutti. Vorrei davvero che mandassimo un grande abbraccio di gratitudine alle scuole, a tutte le scuole, a tutte le professoresse, a tutte le studentesse e gli studenti. Sono state le persone che hanno subito di più per tanti aspetti il coronavirus. Noi abbiamo chiuso le scuole prima delle stazioni sciistiche e le riapriremo dopo i pub, le discoteche. Allora è chiaro che dobbiamo farci carico dei nostri figli, la prudenza per la situazione sanitaria, ma un paese serio è un paese che mette le scuole al centro di ogni progetto politico, e il fatto che queste professoresse l'abbiano fatto, questi ragazzi l'abbiano fatto, mi porta a dire grazie. Mi ero dimenticato il nome della casa editrice, che è una casa editrice molto seria, quindi, con una grande storia. Ringrazio per l'accoglienza. In realtà è un po' strano, no? Stare tutti in piazza a distanza, darsi il gomito. Chi alzava il gomito era uno che solitamente beveva troppo fino a prima del coronavirus. Ora alzare il gomito è diventato un segno di buona educazione. Ma perché siamo qui? Per il libro? Sì, certo, per il libro, ma non solo per il libro. Vorrei dire, non tanto per il libro. Secondo me noi abbiamo bisogno di dirci che una comunità ha bisogno della piazza. Una comunità ha bisogno di tornare a stare assieme. Vale per la scuola, che non può fare soltanto didattica a distanza. Vale per le aziende, che non possono lavorare solo con il telelavoro, lo smart working, va bene, per carità, giusto, facciamo la rete. Ma vale per tutte e tutti noi. Cosa abbiamo capito delle tante lezioni che ci ha dato il coronavirus? Che abbiamo bisogno di stare insieme, che siamo una comunità di persone, che ci è mancato non poter condividere l'abbraccio, non soltanto un nonno col nipote, ma anche due persone, perché noi non siamo un elenco di codici fiscali, noi siamo delle donne e degli uomini che hanno dei valori, che hanno un bisogno di relazione l'uno dell'altro. Una poetessa, Mariangela Gualtieri, ha scritto questo all'inizio del coronavirus. Adesso lo sappiamo quanto è difficile stare senza un abbraccio. Ecco, io penso che di qui si debba partire. Poi possiamo ragionare, e dobbiamo farlo, dell'economia del paese. Dobbiamo discutere di come ripartire, dobbiamo ragionare di come concretizzare quei 2 miliardi di euro di cui parla Camillo. Dobbiamo ragionare di come ripartire per il futuro, tutto vero, ma prima di tutto noi chi siamo? Ecco, l'immagine del libro, l'immagine della copertina, vuole dirci chi siamo davvero. Il coronavirus ci ha fatto diventare tutti Enea. Enea è l'eroe che, fuggendo da Troia, costruisce una nuova civiltà e decide di portare su di sé suo padre. Dal punto di vista strettamente utilitaristico, lui avrebbe dovuto lasciarlo lì,
Perché? Perché gli intralciava la fuga. Ma la vita non è utilitarismo. Averlo in collo, portarlo con sé, significa avere dei valori, degli ideali, essere attaccato a una relazione che è importantissima. Se ci pensate, col coronavirus è andata così. Poi ancora molto è da scrivere su quello che è successo, su chi ha sbagliato, su quali problemi ci sono stati, tutte cose importanti che vedremo a tempo debito. Ora ripartiamo, rimettiamo in moto la macchina e poi faremo chiarezza sul passato. Ma a un certo punto il coronavirus ha visto dei leader, per esempio il primo ministro inglese, dire abituiamoci a morire. Come dire, i nostri anziani, vabbè, prima o poi bisogna morire tutti, che ovviamente è vero. Ma questo atteggiamento per me era profondamente disumano. Boris Johnson, questo è il nome del primo ministro inglese, ha studiato letteratura e civiltà antica, greca e romana, ma evidentemente non ha colto il valore più grande, che è quella immagine lì, Enea che si carica anch'ise. Noi non li lasciamo andare i nostri anziani, e non solo per un fatto di gratitudine che c'è, perché i nostri anziani sono quelli che spaccandosi la schiena hanno fatto di questo paese uno dei paesi più importanti del mondo, hanno ricostruito questo paese quando sembrava impossibile farlo, quando c'era stata una guerra, non quando c'era stato soltanto un virus. Quindi noi abbiamo un elemento di gratitudine, ma è un elemento di umanità quello che ci lega gli uni agli altri. E infatti la terza persona della copertina è il piccolo bambino, Ascanio. Chi è Ascanio? Ascanio è il figlio di Enea, quindi il nipote di Anchise. E se lo guardate, ha degli occhi incredibili nella statua del Bernini. Qual è il concetto? Il concetto è che nella nostra situazione di oggi, fuori di metafora, bisogna prendersi cura e farsi carico di Ascanio. Perché come portiamo con noi la generazione di prima, c'è un problema che nessuno dice nei talk, nei TG, nelle iniziative pubbliche, e cioè che questo bambino è quello che sta pagando la crisi del coronavirus. Non solo perché la scuola è stata chiusa troppo, non solo perché ancora si continua a discutere in modo molto stravagante di come riaprire. È chiaro che bisogna riaprire le scuole, altro che discutere plexiglass con una S o due S. Iniziamo a mettere, come diciamo noi, in beata solitudine da mesi, i denari per l'edilizia scolastica, anziché continuare a parlare del plexiglass. Iniziamo a riaprire ciò che va riaperto. Ma il punto è che questi bambini pagano perché? Perché stiamo spendendo un sacco di soldi che non vengono dall'Europa. Poi arriveremo anche a come ragioniamo di Europa. Ma il punto centrale è che se ci sono 90 miliardi di euro, perché ce n'erano 25 nel primo decreto, 55 nel secondo decreto, e adesso Gualtieri ha detto che ci sarà un ulteriore sforamento, cioè vuol dire si prende a debito altri 10 miliardi. Cosa vuol dire questo? Che stiamo spendendo i soldi dei nostri figli. E allora io non voglio stare ad aprire polemiche, sono in una fase in cui stranamente cerco, sto invecchiando, ho capelli bianchi, quindi sto cercando di dare una mano senza fare troppe polemiche, me ne verrebbe tante, vero? Però in questo mio atteggiamento io vorrei farvi notare che non apro la discussione se sia giusto o meno, se sia giusto o meno spendere questi 90 miliardi di euro, ma una volta che abbiamo detto che li spendiamo, spendiamoli bene. Perché 90 miliardi di euro questi ragazzi li pagheranno in 10, 20, 30 anni. Cioè, quello che vorrei dire è che uno accende la televisione e volano miliardi come fossero noccioline. Ogni miliardo che vedete è un debito che pagano loro. Noi stiamo andando al ristorante e la loro generazione passerà a pagare tra qualche anno. Almeno mangiamo bene. E che cosa significa questo? Significa cercare di fare le cose che servono, questa è la mossa del cavallo, per tornare a dare speranza e per tornare a immaginare l'Italia dei prossimi 10 anni. Cioè, cerchiamo di essere chiari, è accaduto quello che è accaduto? Sì, ci sono state decine di migliaia di morti. Chi nega questo
È successo a Firenze una settimana fa. Si sono riuniti in 4.000 in piazza e hanno detto il coronavirus non è mai esistito. Banda di cialtroni. Il coronavirus ha ucciso migliaia di persone. E lo ha fatto in tutto il mondo e continua a farlo in tutto il mondo. In Italia non più. E poi ne parleremo. Ma il fatto che si dica che il coronavirus non c'è stato è segno che qualcuno si è fumato il cervello. Del resto, ho visto persino la taverna che è diventata a favore dei vaccini. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Il Movimento 5 Stelle che è diventato filo vaccini. Beppe Grillo ha fatto un post su quello. Ve lo ricordate quando eravamo gli unici a difendere Burioni e ci insultavano e ci accusavano? Adesso sono tutti per noi. Bene, perfetto, positivo. Però c'è ancora qualcuno che crede ai Novax, al 5G che fa male, magari alle scie chimiche, quindi c'è ancora da combattere su questo. Ma una volta che abbiamo detto che il coronavirus ha fatto quel danno che ha fatto, oggi dobbiamo guardare la realtà. La realtà è che il virus è decisamente diverso da 2 mesi fa, 3 mesi fa. Meno male. Dirlo non significa darsi alla pazza gioia, dirlo significa essere seri. Non dobbiamo nemmeno fare l'errore opposto di quelli che dicono state chiusi in casa per anni, se no morirete tutti. Non è così, ok? Bisogna ripartire, piano piano, stando attenti alle regole, con attenzione. Quando ho detto ripartiamo, è arrivato un tecnico del comitato scientifico, ha detto ci saranno 151.000 persone in terapia intensiva se si riapre. Altro cialtrone, cialtrone pari e patta come il Novax. Perché gioca un numero inventato soltanto per chiudere le persone in casa e far paura. A cialtronismo rispondono con cialtronismo. La mossa del cavallo è lasciare da parte i cialtroni e iniziare a lavorare per bene. E dirsi, ma visto che questo episodio drammatico ha distrutto la vita di migliaia di persone, ora come si riparte? La Merkel lo sta facendo. La Merkel, piaccia o non piaccia, è una signora che ha messo 130 miliardi di euro tutti insieme, non a rate, e ha dato una direzione. E ha detto, io da qui ai prossimi 10 anni immagino un futuro della Germania. Mi piacerebbe immaginare insieme ai professori, alle famiglie, ai ragazzi, che tipo di città avremo tra 10 anni. Probabilmente ci sarà da investire di più sulla sanità, sicuramente. Ma cambierà il modello di sanità. Ci sarà la medicina personalizzata. Ci saranno ragazzi sempre più bravi con l'intelligenza artificiale a capire attraverso i big data come curare le persone. Vivremo più a lungo, meno male. Vivremo più a lungo, dobbiamo vivere meglio, avere la possibilità attraverso tutta una serie di sistemi di innovazione tecnologica di campare meglio di prima. E probabilmente avremo bisogno di reti digitali più forti. Dai Matteo, iniziamo a rimettere a posto l'autostrada dei parchi anziché di parlare di reti digitali. Tutte e due, perché le reti digitali sono le infrastrutture di domani. E allora se vogliamo ragionare da qui al 2020, da qui al 2030, siamo al 2020, ormai ci siamo, dal 2030 dobbiamo essere capaci di disegnarlo questo benedetto futuro. La mia mossa del cavallo nel libro mi prova a dire togliamoci di dosso la paura. Cosa fai? Sei un negazionista? No, ha fatto male il coronavirus, ma ora è il momento di ripartire. Perché se non riparti, gli altri paesi vanno e tu rimani fermo. E la gente tra 1, 2, 3 anni perderà posto di lavoro, perderà posizioni, saremo tagliati fuori. Io invece dico, l'Italia ce la può fare. E do una serie di idee concrete per come riuscire a uscire da questa crisi. Questo è il libro. Chi lo vuol prendere lo prende, chi non lo vuol prendere non lo prende, e ora parliamo di politica. Perché? Perché secondo me la politica è un tentativo di lanciare delle idee. E io faccio una grandissima fatica, lo dico proprio con il cuore in mano, faccio una grande fatica tutte le volte quasi a dover giustificare il fatto che abbiamo idee. Siccome siamo abituati a gente che vive solo di sondaggi, lanciano un'idea, guardano che tipo di reazione c'è e sulla base di questa dicono sì o no. L'hanno fatta anche sulla scuola, ma l'hanno fatto sulle tasse, dice buttiamola lì, che ne direste se si abbassasse l'IVA? E intanto la gente inizia a dire, vai forse l'IVA, qualcuno ci spera, qualcuno no, guardano i sondaggi, dice no va bene, allora l'IRPEF, allora iniziate a rinviare le scadenze che si possono rinviare, invece che continuare a fare i sondaggi.
Iniziate a dire che se uno ha un albergo non paga l'IMU non per qualche mese, ma per il 2020 non la paga per niente. Iniziamo a dire che chi ha un albergo può accedere a dei fondi per la decontribuzione, cioè vale come ha fatto la Teresa Vellanova per l'agriturismo, il florovivaismo ed altri settori che interessano anche la vostra regione. Iniziate a dire tu c'hai una piccola azienda, bene, non paghi i contributi quest'anno, perché te li paga lo Stato. È un piccolo modo per dire se tu c'hai lavoratori non a nero ma organizzati in modo serio, ti aiuto, anziché fare meccanismo numero 27, modulo certificato ex articolo XY, portare l'esame del sangue, avere il certificato anagrafico, raccontare il codice fiscale a memoria e saperlo raccontare all'incontrario. Questi sono i meccanismi burocratici che oggi noi facciamo e che ci portano via. Invece di dire, ok, sei un'azienda, beh, ti do i soldi, però riparti. In questo scenario qui, la cosa fondamentale, secondo me, che è chiave in questo momento, è restituire fiducia agli italiani. Vi faccio una domanda. Voi sapete quanti soldi ci sono oggi nelle banche in più rispetto a 3 mesi fa? Delle famiglie? Lo dico io. 28 miliardi. Cioè in 3 mesi gli italiani hanno messo circa 10 miliardi al mese in banca. In più! In più! Voi dite perché? Vedo qualcuno dice beati loro. E vorrei anche dire a qualcun altro che dice, magari se c'è qualcuno nascosto della sinistra radicale che dice facciamo una patrimoniale. No, no, la patrimoniale no. Il punto è che questi 10 miliardi sono al mese, vengono messi in banca perché la gente ha paura, perché non spende più, perché è terrorizzata. Molti non escono più di casa, perché dopo 3 mesi in cui c'era sempre il bollettino delle 18 con una sorta di messaggio, sembravano, se non fosse stata una cosa seria, perché era una cosa drammaticamente seria, sembrava Benigni e Troisi, ricordati che devi morire, no? Quel taglio lì, poi è una cosa seria, quindi era giusto, magari l'avrebbero potuto fare con un tono un po' diverso, ma come fanno negli altri paesi, come ha fatto la Merkel, come ha fatto Macron. Però il punto centrale è che i denari ci sono. L'Italia ha 120 miliardi di euro fermi sulle infrastrutture, e però abbiamo il ponte di Genova che in 22 mesi torna su, abbiamo l'Expo a Milano fatta in 6 mesi, abbiamo Pompei che è ripartito e abbiamo però anche molte opere pubbliche ancora ferme. Passi dall'Aquila e vedi ancora le gru, e io mi ricordo come sarà nel 2014, quindi gli abbiamo dato un'accelerata. Ma non basta, hai ancora delle infrastrutture che sono ferme. Io sono arrivato un po' in ritardo, vi chiedo scusa, la colpa è mia, non facciamo i soliti politici che danno la colpa, però comunque è un costante cantiere. Chiudere, 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 sbloccare, perché se tu fai partire quell'opera pubblica, l'aziendina poi lavora l'aziendona, ma lavora anche l'aziendina, e se lavora l'aziendina, anziché avere 400 euro di cassa integrazione, che magari non arrivano nemmeno, che arrivano in ritardo e che devono essere anticipate, anziché averne 400, hai 1100 euro e spendi qualcosa in più. Questo meccanismo di dare fiducia, liberare fiducia, è la cosa fondamentale, è la mossa del cavallo che serve oggi, è il motivo per cui io ho smesso di rompere le scatole. Ora non esageriamo, smesso, diciamo, sono andato in quarantena per un po', ho fatto il lockdown delle polemiche, perché voglio a tutti i costi che l'Italia riparta, perché è una situazione che non ricapiterà più, fortunatamente, ma oggi hanno tutte le condizioni per poter spendere i soldi. L'avessi avuto io quando ero al governo, che gli aiuti europei si potevano prendere, che non c'era il problema del patto di stabilità e crescita, che non c'era, che la BCE buttava soldi a go-go. L'avessimo avuto noi in quegli anni, sapete quante cose avremmo fatto? Allora, diamoci una smossa, ripartiamo. Il solito ottimista di Renzi che viene a dire, dai. Sì, sì, se volete un pessimista avete l'imbarazzo della scelta, sceglieteveli. Tutti quelli che vi dicono va tutto male, va tutto male, va tutto male. Io penso che l'Italia ce la possa fare. È chiaro, dipende anche da noi. Perché poi dipende dalla politica. La prima mossa del cavallo noi l'abbiamo fatta un anno fa, quando abbiamo mandato a casa Salvini. No, aspetta. No, bravo. Io apprezzo l'entusiasmo, ma ci ha dato una mano lui, eh. No, perché...
Che sia stato il colpo di sole o l'altro, lassù il mojito, non lo sappiamo, però il concetto è che a un certo punto Salvini un anno fa cosa ha detto? Perché io alla fine ho cambiato idea, vi ricordate? Sei stato incoerente. Voglio raccontarvela, perché la politica è una cosa seria. La politica è parlare con la gente, spiegarsi e dialogare. Cosa era successo? Avevano vinto le elezioni loro, o meglio, le avevamo perse noi. Dopo anni di buon governo abbiamo perso le elezioni. E io ho detto, va bene, ok, tocca a voi governare. Tocca a voi governare. 5 Stelle e Lega hanno iniziato a governare, hanno fatto un patatrac. In un anno hanno bloccato la crescita, hanno inventato strumenti che non funzionano, avevano detto che dovevano abolire la povertà e l'unica cosa che hanno abolito era la crescita, perché la povertà non l'hanno abolita. Hanno detto, la loro, chi l'ha detto la loro povertà? Questa è buona. Dice, hanno abolito la loro povertà. Cattiva, ma buona. Che è già una contraddizione in termini. Il problema di fondo è che quando poi Salvini ha chiesto i pieni poteri, io lì mi sono un po' preoccupato. Ora, non è un fatto estetico, anche se la scena di vederlo in mutande in quel modo non era granché. Però questo può essere una questione di gusti. Quando però lui ha detto io chiedo i pieni poteri, ho visto un film. Questo secondo me è il compito di chi fa politica, provare a immaginare il futuro, non star dietro al presente, ai sondaggi del presente. Quale film ho visto? Ho visto questo film, ho visto il film di uno che chiedeva i pieni poteri, andava a votare, stravinceva, diceva ma tu hai bloccato la democrazia. No, la democrazia dice che si vota una volta ogni 5 anni, non che si vota quando dice Salvini. Se lui avesse stravinto, come ha stravinto in tante regioni, noi avremmo avuto una maggioranza sovranista. Proviamo a tradurre la parola sovranista, che è molto politichese. Sovranista significa quella corrente di pensiero che in Europa vuol fare come Orban, non come la Merkel. Guardate, Orban e la Merkel sono tutte e due di destra, in teoria, di centrodestra. Ma Orban è uno che mette i muri e vorrebbe sostanzialmente utilizzare l'Europa come un bancomat per prendersi soldi, ma non ha nessun tipo di solidarietà europea. La Merkel ha una visione, è una statista, è una leader. È di centrodestra anche lei, ma è una leader. Di fronte a questo rischio, urbanizzare l'Italia, io ho visto la scena. Quello vince, chiede i pieni poteri, elegge un presidente della Repubblica nel 2022, no euro, si prepara a uscire dall'Europa, e Dio solo sa che danno ci avrebbe fatto una cosa del genere, e lo fa con una cultura politica che è l'opposto della nostra, perché istiga alla preoccupazione dell'altro. Posso farvi una battuta un po' così? Guardate che l'idea di avere i muri dappertutto, le frontiere chiuse, gli immigrati che non entrano, padroni a casa nostra, l'ha realizzata il virus, eh? Non è arrivato più nessuno. Abbiamo smesso di esportare, abbiamo chiuso le frontiere, non andiamo più in vacanza in America, siamo tutti a casa nostra. Bel disastro. L'Italia non è un paese per sovranisti. L'Italia ha dei prodotti che dobbiamo vendere nel mondo. L'Italia ha dei luoghi di bellezza che devono attrarre turisti. L'Italia ha bisogno di dialogare con gli altri paesi. L'Italia è il paese perfetto per dire no al sovranismo e sì alla globalizzazione. Perché, detta male, ci abbiamo tutto da guadagnare ad essere un paese che ha la globalizzazione. Perché se noi mettiamo i dazi e chiudiamo le frontiere, essendo un paese che esporta di più, paradossalmente ci facciamo del male da soli. Quello che non hanno capito i sovranismi è che l'interesse nazionale si difende di più con la globalizzazione che non con il sovranismo. E paradossalmente ce l'ha spiegato il virus. Io non pretendevo di spiegarlo a Salvini. Ma quando ho visto che Salvini voleva andare a votare, che una parte del nostro ex partito e di altri, che adesso sono di altri partiti, dicevano sì, andiamo a votare. Io li guardavo e dicevo, ma dove vai? Vai a votare per far che? No, perché noi lo distruggiamo. Io sono orgoglioso di aver bloccato quel percorso. Ma quella mossa del cavallo, attenzione, non basta. Perché poi puoi sfidare Salvini e Meloni, puoi spiegare che tu hai un'altra visione del paese, ma devi stare attento. Perché se dalle chiacchiere non si passa ai fatti sull'economia, stai facendo un regalo a Salvini.
Se concretamente non riesci a fare ciò che hai promesso, a portare a terra ciò che hai promesso, stai facendo un favore alla Meloni. E il rischio è che nel 2022 si rompa qualcosa prima del 2022 e si rischi di consegnare il Quirinale, che è il baluardo, il portiere, è il, diciamo, è l'estremo difensore, alla filosofia sovranista. Ecco perché, fuori di metafora, diciamo le cose come stanno. Bisogna avere le idee chiare. Da qui al 2030 l'Italia deve cambiare. Idee, innovazione, tecnologia, ma anche valori. Enea che si carica Anchise, gli anziani che non vengono lasciati soli, la cultura che ci fa diventare grandi, la scuola che è il punto di riferimento. Per arrivare lì, per arrivare a quel passaggio lì, politica, non populismo. Politica, sì, politica. Ma tu hai cambiato idea? Sì. Mi sono alleato persino con i 5 Stelle per bloccare quel disegno. E se ci ripenso mi viene male, allo stomaco, ancora oggi. E l'ho fatto perché sono convinto che quella cosa lì servisse all'Italia, non a me. Io ho tutto da perdere da dire certe cose, da fare certe cose. Ma ho 45 anni, sono un uomo fortunato, ho già fatto il Presidente del Consiglio. Ho un grande lusso, posso dire la verità. Ho un grande lusso, sono libero. Ho un grande lusso, non mi fa paura dire quello che penso con grande franchezza. In quel momento serviva persino fare l'accordo con i 5 Stelle. Poi quando mi giro e trovo sulla mia fila la Taverna e la Toninelli al Senato, ho dei problemi personali che spero possiate apprezzare e comprendere, perché non è semplicissimo pensare di essere... L'altro giorno mi hanno fatto, devi votare sì. Perché volete? Potete, già siamo maggioranza insieme. E ho avuto un po' di... Però è così la vita politica, se volete fare le cose serie. Se volete inseguire i populisti e i sondaggi e i tweet, fatelo. Ma è un'altra storia. Noi chi siamo? Noi siamo quelli che in questa fase provano semplicemente a dire la verità. La verità è che non ne possiamo più di slogan preconcetti e di non realizzazione di cose concrete. Questa è la verità. E allora nel libro e più in generale nella nostra attività politica stiamo chiedendo a tutte e a tutti di fare uno sforzo. Di dire, guardate, l'Europa serve, non è vero che l'Europa è la nostra disperazione. Se non ci fosse stata l'Europa, saremmo già a gambe all'aria. Hanno detto, la Lagarde ha sbagliato tutto, la Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. Effettivamente la prima conferenza stampa non gli è venuta benissimo. Ha detto, in una risposta, ha detto una, come si può dire... ora sì, vabbè, non apriamo il dibattito su cosa ha detto, però quella roba lì. E quindi di conseguenza la conclusione è stata che tutti sono andati all'attacco della Lagarde. Ma la Lagarde ha fatto delle scelte che ci permettono oggi di restare in piedi. Perché? Perché ci ha dato soldi. Ha pompato liquidità nel sistema, nella sostanza, attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti. Accanto all'ECB, l'European Central Bank, c'è stato un lavoro incredibile della Commissione. Anche qui una donna, Ursula von der Leyen. Cosa ha fatto Ursula? Ha preso e ha messo tanti soldi, ha proposto il Recovery Fund, vedremo se riusciremo a farlo, ha messo in campo il MES, ora i 5 Stelle dicono che forse non votano il MES. Scusate, no, ma scusate, te non hai soldi, ok? E sei una famiglia che deve chiedere i soldi in banca. Questa è l'Italia, tutti i giorni dobbiamo chiedere i soldi a chi ce li affida. Perché? Perché abbiamo un debito pubblico. Questo sarebbe interessantissimo discutere del fatto che noi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico, però abbiamo 8.000 miliardi di risparmio privato. Altri paesi hanno meno debito pubblico, ma hanno un risparmio privato negativo, cioè hanno anche un debito privato. Cioè altri paesi sono messi molto peggio di noi. Però non si può dire. Diciamo che noi abbiamo da tutti i mesi, tutti gli anni, abbiamo un debito privato, un debito pubblico da onorare. Quindi voi avete preso un mutuo, va bene? Dovete restituire le rate. È giusto. Cioè dice, ah no, ma questa cosa che c'è la condizionalità della restituzione del prestito. È un prestito, glielo devi rendere. Se no, non si chiamava prestito. In questo meccanismo cosa accade? Il MES è un prestito a condizioni 5 volte più vantaggiose di un prestito normale. Tu c'hai un mutuo. Arriva uno e ti dice, guarda, ti do un mutuo a condizioni 5 volte migliori.
secondo voi, e non c'è fregatura, e dice dov'è la fregatura? No, è che semplicemente diamo questo meccanismo per agevolare chi è più in difficoltà con i debiti. Ti stanno aiutando. E cosa dicono questi? No, noi siamo contrari al MES. Allora mettici a ridere 37 miliardi. Se sei contrario al MES, tira fuori 37 miliardi stampati col Monopoli e vediamo come va. Allora, su tutte queste misure dell'Europa le cose sono andate benino, molto meglio del previsto. Noi però vogliamo un'Europa che sia davvero l'Europa degli Stati Uniti d'Europa, del sogno, della passione, del coraggio, degli ideali. Per arrivare lì c'è bisogno che la nuova generazione sia sempre più coinvolta, sia sempre più valorizzata, sia sempre più resa partecipe. Non bisogna educare alla paura. Quando tu dici che la paura è ciò che ti guida, la paura diventa quello del comitato tecnico scientifico che ti dice che ce ne sono 151.000 in terapia intensiva e sono 151, non 151.000. La paura diventa che l'immigrato è potenzialmente sempre un problema. O intendiamoci, bisogna stare attenti a che adesso dall'estero, non soltanto dalle regioni africane, arrivino persone con coronavirus, perché in India o in Brasile la gestione del coronavirus è decisamente peggiore di quella che abbiamo avuto noi. Quindi dobbiamo stare attenti, io non sto sottovalutando, ma per il momento il virus in Africa l'abbiamo portato noi, per il momento. Quindi tutta la retorica del ci portano le malattie non è vera. Poi stiamo attenti che non succeda, poi siamo prudenti. Ma una cosa è essere prudenti, razionali, ragionevoli, buonsenso. Una cosa è dire li lascio in mezzo al mare e li lascio affogare perché voglio essere padrone a casa nostra. Io sarò sempre orgogliosamente dalla parte di chi quelle persone le va a salvare, non le va ad additare. Non è la paura che ci deve guidare, bisogna darsi una smossa, bisogna rimettersi in moto. È la stessa paura che qualcuno utilizza con la giustizia. Ora mi aspetto 5, 4, 3, 2, 1, si alza uno e dice mai salvato buona fede. Chi l'ha detto? Il premio è del 26-25 giugno, come ti chiami? Lo vince Valeria, perfetto. Tutte le volte faccio la presentazione, c'è sempre qualcuno che fa a me lo dici poi? Che quello era candidato contro di me a Firenze. Cioè, è un affetto stabile, buona fede, capito? Cioè, per me. È una roba che conosco, cioè, so così loro. E però, se l'avessimo mandato a casa, non soltanto sarebbe andato a casa tutto il governo, con i problemi per la cassa integrazione, con i problemi per chi, ma avremmo fatto ancora peggio, perché avremmo dato una risposta giustizialista dei giustizialisti. Vedete, io lo so cosa significa soffrire dal punto di vista anche personale e familiare per cose che ti sembra che non stiano in cielo né in terra. E lo vedo il giochino tipico dei giustizialisti di buttarti addosso fango. Ti buttano addosso fango, lo alimentano coi social. Una delle cose, per esempio, che nessuno dice mai è che i commenti Facebook su di me sono spesso, in larga parte negativi, se tu vai a seguirli, hanno sempre dei bot che li lanciano dall'estero. Cioè, sono programmati con degli algoritmi, con dei sistemi, per cui partono, producono profili falsi, danno messaggi diversi attraverso le macchine e ti insultano, che è il modo con il quale Facebook e i social hanno distrutto la loro credibilità. Non soltanto su di me, naturalmente, io sono un piccolino rispetto ai veri premi. Però quello che vi dico, lo so cosa significa patire il giustizialismo. Proprio per questo ho preso la parola in Senato e ho detto ad Alfonso Bonafede, noi non faremo come te, noi ti salviamo perché non siamo come te. Tu hai chiesto le dimissioni di Alfano, di Lupi, di Boschi, di Lotti, di De Vincenti, di Del Rio, di chi le ha chieste poi? Della Guidi? Mezzo governo, faceva prima a chiedere le dimissioni del governo, ma ha chiesto anche quelle, anche le mie. E lo hai fatto sulla base di non fatti,
ma di un giustizialismo vergognoso. Cos'è il giustizialismo? È giudicarti prima che ti giudichino i magistrati, che ti giudicano i processi. È il nodo per il quale siamo tutti colpevoli. Teorema da Vigo. Non esistono politici innocenti, ma solo politici non ancora scoperti. Che è un atteggiamento che viola secoli di civiltà giuridica italiana, dove io ti riconosco come cittadino innocente. Poi, se dopo le indagini, rinvio a giudizio, il primo grado, il secondo grado, la Cassazione ti condannano, allora diventi un cittadino con sentenza passata in giudicato. Loro avremmo potuto e dovuto mandarli a casa con i criteri del giustizialismo che noi combattiamo. Sarebbe stata paradossalmente una loro vittoria. Certo, io trovo sconvolgente che abbiano fatto uscire di carcere quello che avete visto, quelli che avete visto, ma sono anche molto convinto che ai ragazzi va detto una cosa: la politica non è la vendetta. E io avrei avuto una voglia, avrei avuto una voglia, perché siamo umani. La politica è sentimento, non risentimento, è passione, non odio. Allora, chiudo tutto questo periodo, al di là del piacere di ritrovarsi, abbracciandoci a distanza, stando attenti, per me serve a questo. Intanto a guardarvi negli occhi e a dire che quando dicevo che l'Italia era un grande paese, non lo dicevo perché facevo Presidente del Consiglio. Oggi che non sono più Presidente del Consiglio, lo dico con ancora maggiore convinzione. Ce la possiamo fare. Ma ce la faremo se ci spacchiamo la schiena, se facciamo fatica, se ci mettiamo in campo per fare le cose, non se aspettiamo che qualcuno dall'alto ci risolva il problema. E qui c'è un problema anche generazionale, perché la generazione di Anchise si è spaccata la schiena. La nostra è un po' troppo abituata a star bene. Io credo che sia un fatto positivo che si stia bene. Ma bisogna avere voglia di ripartire. E però nel ripartire bisogna anche prenderci i nostri spazi, che spesso ci vengono negati. E la generazione di quelli dopo di noi va difesa, perché non possiamo spenderli e finire tutti i soldi. E io faccio questo giro in tutta Italia per dire: lasciateli stare quelli che hanno da ridire, quelli che polemizzano, quelli che odiano, quelli che insultano. Voi non siate come quelli che invidiano, voi ammirate. Una delle cose fantastiche, la diciamo sempre alla Leopolda, è che gli americani dicono wow, gli italiani dicono bah. In tutto il mondo, se uno ce la fa, il messaggio è bravo. In Italia, se uno ce la fa, è chissà che cosa c'è sotto. E guardate che non parlo di politica, parlo di tutto, parlo di calcio. A me ha colpito, io sono radicalmente non proprio un tifoso juventino, ecco, diciamo, sono di Firenze, potete immaginare, però mi ha colpito che Massimiliano Allegri ha vinto 5 scudetti di fila, ahimè, aggiungo io, e lo scrivo nel libro, e la gente che lo criticava, che ci aveva da ridire. Allora, recuperiamo questa dimensione della bellezza dello stare assieme, della bellezza dello stare accanto alle altre persone, della bellezza del provare insieme a cambiare le cose. Certo, ci sono delle emergenze, sì, c'è un anno difficilissimo, in quest'anno bisogna che i soldi arrivino, perché se continuano a restare lì, nelle chiacchiere delle dirette Facebook, siamo finiti tutti. Bisogna portare a terra i progetti, facciamolo. Bisogna ripartire la scuola, facciamolo. Ma una volta che si riparte, l'Italia è l'Italia e non ce n'è per nessuno. E io interpreto il mio ruolo a 45 anni da ex come quello che prova a dare una mano. Perché posso dire la verità senza aver bisogno di nessuno che mi dica: ah, ma qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è quello di dire: siccome questo paese ha tutte le condizioni per farcela, andiamo a prendere 1.000, 2.000 giovani in questa meravigliosa penisola e iniziamo a dirgli: vieni, prenditi una responsabilità. Vieni, entra nella pubblica amministrazione, vieni, cambia un'azienda partecipata, vieni, impegnati in politica, vieni, giocati la tua partita. Questo è il mio disegno. E per questo io continuo a lavorare. Non me ne importa niente se qualcuno se n'è andato. Qui forse sono un po' arrogante, strano, perché uno umile e modesto come me ha degli elementi. Sapete qual è la mia più grande forma di arroganza? È quella di dire: se qualcuno se n'è andato, io non sto dalla mattina alla sera a dire
però io ti ho dato queste, queste. Se faccio l'elenco, Andreotti li chiamava la sindrome del beneficiato rancoroso. E diceva, per ogni nomina che fai, avrai 100 arrabbiati perché volevano quel posto e uno ingrato. Che era Andreotti, lui, quindi sa, su queste robe era difficilmente raggiungibile. Bene, io potrei fare l'elenco dei beneficiati rancorosi, da persone vicinissime a persone lontanissime. E tutte le volte c'è qualche mio amico, che magari non sta con noi nel partito, qualche collega parlamentare, che mi dice, oh, nel club di quelli che devi segnare c'è anche Tizio. Caio, non me ne frega niente. Questa forse è la forma più grande di, qualcuno dice di arroganza, per me di semplicità. Io penso che il problema non è chi se n'è andato. A chi se n'è andato auguriamo di cuore un bellissimo cammino e buona strada e tanta felicità, perché noi non viviamo di invidia. Ma a quelli che restano, io dico, ragazzi, rimettiamoci in moto. Ripartire da zero sembra difficile. È la cosa più bella che possa esistere. Aver preso una sonora batosta, dove vedi la gente che quando salivi le scale ti si inchinava e ti adulava, e quando le scendi dici, chi è quello? L'ho già visto da qualche parte. Chi è? È una meravigliosa esperienza, mi verrebbe voglia di augurarla ai bambini, perché ti forgia il carattere e la sera vai a letto che sei più divertito, non più arrabbiato. Certo, se sei arrabbiato quello è il problema tuo. Io sono un uomo felice, contento, mi sono fatto il mio lockdown con la mia famiglia, ho fatto lunghe discussioni con i miei figli su tante questioni, non ho niente da chiedervi dal punto di vista personale. Ho tanto da chiedervi dal punto di vista politico, perché questa storia che è ripartita, sondaggi o non sondaggi, sta dimostrando la linea giusta da tenere. Conte ha capito che bisogna fare il piano infrastrutture, vediamo se lo fa. Hanno fatto passare il Family Act, perché per la famiglia non parla mai nessuno alla famiglia. Abbiamo messo con il ministro Bonetti per la prima volta dei denari in questa direzione. Abbiamo in Teresa Bellanova una combattiva e combattente donna, fateci caso, noi abbiamo due ministre, tutte e due donne, gli unici, perché come al solito le donne le individuiamo noi perché altri non lo fanno, come era già accaduto ai tempi del mio governo. Abbiamo chiesto di fare alcune cose adesso sull'Europa e chiediamo di smetterla con la logica della cassa integrazione e di iniziare con la logica della decontribuzione, di smettere con i redditi di emergenza e di dare i denari perché la gente torni a lavorare recuperando fiducia e recuperando la possibilità di creare ricchezza. Questo è quello che ci attende. Ce la faremo? Non lo so. Io so che se non ci proviamo noi, non ci proverà nessuno. E quindi, gambe e spalla, è tempo di andare. Grazie di cuore a tutti, grazie.